Prima non era un armonico, prima era una nota fondamentale. Era quella di un accordo. Allora Guido, volevo partire subito dall'inizio, cioè come nasce proprio questo documentario, se tu eri un fan dei Corbeleno e di Primo, se ci vuoi raccontare questa genesi. Sì, io sono sempre stato un fan di Primo. Diciamo che la mia emancipazione musicale nasce nel 98 circa, quando scopro la musica dei Corbeleno e l'hip hop in generale. Quindi scoprendo qualcosa di nuovo nel panorama musicale italiano, anche io ho iniziato, diciamo, un percorso personale attingendo comunque a questa fonte. Possiamo dire che il primo album che ho acquistato proprio fisicamente dei Corbeleno è Sotto Assedio, ed è un album del 1999. Uno dei tanti giorni in cui facevo sega a scuola e andavo da Goody Music a Piazzale Flaminio ad ascoltarmi i CD. Cosa che oggi purtroppo non si può più fare. O penso di sì, che al negozio ancora si possa fare qualcosa del genere. E lì, scoprendo questo nuovo mondo della musica hip hop, mi sono appassionato ai Corbeleno in particolare. Poi nel tempo, diciamo, il rapporto con loro si è trasformato per il semplice motivo che fortuitamente Davide e Giorgio, che sono Primo e Grandi Numeri, sono diventati amici di mia sorella. Quindi ho avuto, diciamo, attraverso il loro rapporto, diciamo, una frequentazione, chiamiamola così, anche fuori dall'ambiente musicale. Quindi ho potuto conoscerli anche come persone. E ovviamente già c'era grande stima a livello, come dire, da fruitore della loro musica, da fan, e sono diventato poi in contatto con loro, diciamo, siamo rimasti in ottimi rapporti umani e questo, diciamo, si è tramutato negli anni in un rapporto così di conoscenza personale. Non si è mai evoluto in qualcosa di più, quindi io non ho mai diretto per esempio un videoclip dei Corbeleno o cose del genere. Per quanto riguarda l'opera, Primo Sempre Grezzo, quando purtroppo Primo è venuto a mancare all'alba del 2016, Grandi Numeri, Squarta e Mauro Belardi, che è il babbo di Primo, mi hanno investito, diciamo, di questo grande onore, ovvero di propormi di realizzare un'opera documentaria biografica su David. E l'idea che ho avuto da subito era quella di realizzare un film che si basasse principalmente su materiali d'archivio. Ed è questa l'idea forte, diciamo, del documentario, perché dall'inizio ho rifiutato il modus operandi del documentarismo moderno, possiamo chiamarlo così, se vuoi, delle famose teste parlanti. Cioè un documentario in cui per il 75% del tempo si vedono personaggi comunque che ricordano o che parlano del protagonista, ma che per me sarebbe stato, diciamo, la loro presenza molto fuorviante rispetto all'obiettivo che mi ero preposto, ovvero quello di far emergere il più possibile la figura e la maestria di Primo. Quindi questa è una cosa che mi hai chiesto prima di mettere in rec, però la mia ispirazione principale per questo documentario è stato un film che si chiama Emi, ed è un documentario che ha realizzato Asif Kapadia su Amy Winehouse, ed era tutto basato attraverso gli archivi. E questa cosa mi ha folgorato. Quando l'ho vista ho pensato subito che come fonte di ispirazione potesse essere, diciamo, eccellente per me, e quindi mi sono proposto di recuperare qualsiasi tipo di materiale audiovisivo, fotografico inerente alla figura di Primo, che comunque ha avuto una carriera molto prolifica, diciamo, nei suoi 20 anni di attività come musicista, e da lì è partito tutto. In parte mi hai già risposto a quello che ti stavo per chiedere, però nel documentario ci sono tante voci che lo ricordano, da Salmo a Jovanotti. Come li hai scelti? Mi chiede, ti richiedo in certo senso, com'è stata la scelta di non mostrarli poi? Allora, parto subito dalla seconda parte della domanda. La scelta di non mostrare le persone, i testimoni, amo chiamarli, è stata fondamentale, nel senso che la videocamera, comunque l'obiettivo, avrebbe posto un filtro tra me e gli intervistati. Poi non si tratta di vere e proprie interviste, sono stati dei dialoghi che io ho sviluppato con loro nel corso degli anni, perché dalla scomparsa di Primo ad oggi sono passati 8 anni. Quindi questi incontri, che sono stati ripetuti nel tempo a più riprese, sono state, come qualcuno ha definito, delle sedute quasi.
dove comunque a fiume di coscienza si parlava del loro rapporto con David, per quanto avessero inciso o meno nella sua carriera a livello professionale o nella sua sfera intima. E questo è stato fondamentale anche per me per cercare di capire più punti di vista sul personaggio e non avere un unico punto di vista, che poi sarebbe stato il mio. Quindi per farti capire ho cercato di collezionare più punti di vista sulla sua storia. E il tuo punto di vista esce comunque fuori secondo te? Il mio punto di vista, è difficile parlarne così, però io non ho fatto altro che mettere insieme i pezzi, okay, per cercare di restituire, e qui vengo alla prima parte della tua domanda, in maniera più coerente possibile la figura di Primo, perché la scelta di questi personaggi è stata dettata ovviamente anche e suggerita dagli altri elementi del gruppo che mi hanno indicato chi poteva essere il testimone, diciamo, principale di certi pezzi della sua vita, perché comunque David Primo ha prodotto tantissimo, e motivo per cui ho incontrato, senza minimizzare, centinaia di persone, di cui poi poche decine sono entrate nel film come protagonisti, diciamo. E la scelta invece di Elio Germano come voce narrante? Elio, prima di tutto, oltre che un grandissimo attore, è una figura molto vicina al mondo dell'hip hop. Lui stesso è un rapper, ha un gruppo che si chiama Bestie Rare. Quindi oltre a essere vicino ai Corveleno in questo senso, diciamo, Elio ha sposato da subito l'intento del film, ovvero quello di restituire al pubblico la maestria di Primo, che per molti può essere stato anche un artista misconosciuto. Ed Elio ha portato, diciamo, quel grande senso di autorialità, se vuoi, alla voce narrante, perché comunque noi siamo partiti da un tipo di scrittura molto semplice, qui mi basavo su una cronistoria per raccontare la vita di Primo, che poi, senza spoilerare nulla, è stata trasformata nel tempo, sia a livello di scrittura che di interpretazione. Con Elio mi sono visto più volte, diciamo, nel corso degli anni, proprio per lavorare sul testo, e poi nella fase finale, proprio quella di doppiaggio e registrazione della voce, anche lui ha avuto delle idee, diciamo, personali che hanno dato un apporto veramente notevole poi a livello della scrittura finale. Senti, parlavamo prima, citavi un documentario, diciamo, musicale di riferimento, e ti chiedo anche quelli che possono essere invece essere stati i riferimenti estetici che vanno oltre il genere documentaristico, se ci sono stati. Si dice spesso che un regista poi mette in scena quello che in un certo senso ha vissuto sulla propria pelle negli anni di formazione. Sì. Sei d'accordo o non sei d'accordo? Beh, in realtà il cinema, come qualsiasi forma d'arte, poi è un'espressione di se stessi, e tutto quello che tu hai dentro, il tuo bagaglio personale, viene... Non con un approccio derivativo, cioè certo, emulare o cercare di emulare. No, però... no, no, se vuoi ti posso dire che chiaramente, oltre al film che ti ho citato, ma diciamo è anche una perla moderna questa a cui mi sono ispirato per la realizzazione di questo film in particolare, però diciamo i miei riferimenti più alti sono, non so, Werner Herzog, uno dei registi diciamo invece più moderni che mi ha colpito è Michael Glavogger. Ci sono documentaristi che hanno fatto la storia, diciamo, del cinema a cui io mi sono ispirato, ma non arriverò mai a quel livello, come dire, di concezione dell'opera filmica. Sono ancora, diciamo, uno stadio di partenza. Questa è la mia prima opera e ho cercato di mettere dentro, diciamo, come hai detto te, giustamente, tutte le mie esperienze, il mio vissuto, il mio sguardo. Cioè, è inevitabile, secondo me. È un po' una... Certo, certo. Va da sé. Certo. Io vengo dal documentario etnografico, quindi dall'etnografia visuale, e ho avuto un approccio più, diciamo, da archivista, da etnografo su questo lavoro, e scandagliare la scena hip hop degli anni 90 per me è stato molto complicato, non facendone parte. Però è stato anche un'ancora di salvezza. Una sfida, diciamo. Una sfida, certamente, perché l'ho sempre vissuta come fruitore di questa musica, mai come, come dire, osservatore partecipante. E da lì poi è nata anche, come dici te giustamente, la sfida di realizzare qualcosa in cui anche le persone che ritraevo si potessero identificare nel film. Senti, da giovane, secondo te in che stato di salute si trova il genere documentaristico in Italia, il genere documentaristico musicale? Allora, quando ho iniziato io era il 2007 e mi sembrava un mercato molto chiuso in Italia, sinceramente. E... mi ricordo che i primi lavori che si facevano in quel periodo si vendevano a Current,
cioè cose che non esistono più. Adesso ovviamente con l'esplosione delle piattaforme, dell'on demand, c'è molto più mercato, cioè io sento un fermento nell'aria e soprattutto anche in Italia, perché in Italia c'è uno sguardo secondo me anche molto vivo sulla cosa. Chiaramente in Nord Europa, in Nord America si prende molto seriamente il documentarismo, ecco, qui appare ancora come un sottogenere, se me lo permetti. Sì, ecco. Sì, soprattutto forse per la distribuzione in sala. Sì, perché molti ancora identificano il documentario banalmente con il documentario naturalistico, no? Esatto. Ah, sei un documentarista, quindi l'ape esatto. Che succhia il nettar. Forse no. C'è poca conoscenza, se vogliamo. Cioè, non è una critica, cioè è un dato di fatto, un punto può di esserlo, può punto esserlo. Di soggettivo. Può esserlo. Diciamo poi questo film in particolare ha un approccio più sperimentale, perché essendo un film basato sull'archivio, diciamo è anche un film di montaggio, e quindi la scrittura stessa del film è stata, possiamo dire, il montaggio stesso, quindi più archivio trovavo, più il film continuava ad assumere altre forme. Senti, ma per un regista che ha vissuto tutto il set, tutta l'evoluzione di un film, poi arrivare a guardarlo sul grande schermo, c'è ansia, c'è emozione, qual è lo stato d'animo che prevale? Allora, sicuramente dentro di te c'è una grande aspettativa, perché da regista quello che vuoi vedere non è altro che il film proiettato in una sala, prima di tutto perché i film dovrebbero essere visti al cinema, questo è un mio pensiero personale, e anche l'esperienza filmica proprio delle persone che si ritrovano in una sala buia a vedere un film è qualcosa forse oggi che si sta perdendo. L'emozione è grande perché vederlo sul grande schermo, comunque un film, c'è tutta la differenza del mondo, e vederlo seduti sul divano nel salotto di casa propria. Anche l'aspettativa più che altro è sul pubblico, perché l'opera in sé, diciamo, è già stato per me un successo averla realizzata, con tutte le difficoltà del caso. Avere il riscontro del pubblico sarà la prova del 9, perché comunque è sì un film underground, è un film di nicchia, ma ha un pubblico solido che lo aspetta. E quindi io vorrei far breccia appunto non solo nelle persone che conoscevano prima il mondo dell'hip hop, ma anche persone che sono totalmente all'oscuro, diciamo, della sua esistenza e di tutto quello che raccontiamo nel film. Che è una sfida, secondo me, che nel documentario, senza voler generalizzare, c'è di base. Sì. Partire da un tema per arrivare magari a un macrocosmo. Sì, sì, beh. Cercare di raccogliere tutti. Il documentario è una forma narrativa molto interessante, anche per certi versi libera. E poi il lavoro di associazione, di immaginazione, anche diciamo come viene costruito un documentario rispetto ai materiali che uno ha in mano, in questo film ci sono anche delle immagini girate ex novo per creare, diciamo, dei raccordi tra le varie scene, che comunque sono stati di fondamentale importanza per creare un flusso visivo e narrativo solido e coerente. Grazie mille, Guido. Ma figurati. Ne so l'essenza di questa cosa, perché la sento dentro, perché l'essenza dell'hip hop è una cosa che si avvicina talmente tanto al resto della musica che mi prende al cuore e mi fa piangere certe volte. Corveleno! Corveleno!